Quando Activision annunciò l'intenzione di riportare in vita lo storico Marco Sierra, annunciando inoltre una serie episodica basata su King's Quest, affidata agli Odd Gentlemen, le reazioni della rete sono state numerose e variegate. Dagli ultra-ortodossi che gridavano all'ennesimo stupro di un classico da parte del publisher brutto e cattivo, dimenticandosi che la stessa Roberta Williams aveva rimescolato le carte più volte durante gli 8 capitoli originali. Altri sono arrivati addirittura a maledire i Telltale, colpevoli di aver dato inizio allo scempio. A chi più realisticamente si chiedeva il senso di resuscitare un nome fermo da 17 anni, praticamente sconosciuto ai giocatori di oggi. Ma lasciamo perdere tutto questo e concentriamoci su quello che davvero conta, il gioco. Per l'anziano Re Graham, i tempi delle avventure sono ormai finiti e, costretto a letto, trova diletto, se mi scusate il gioco di parole, nel raccontare le sue passate avventure a chiunque gli capiti a tiro, causando ormai il panico tra i suoi parenti. L'unica che sembra veramente interessata ad ascoltarlo è la nipotina Gwendolyn, avida dei racconti del nonno, specialmente se coinvolgono dei draghi. Da bravo narratore, Graham sa inoltre che più importante della storia è il modo in cui la si racconta, aggiungendo quindi qualche dettaglio qua e là e dosando saggiamente gag e momenti più seri. In questo primo episodio dei 5 totali, intitolato A Night to Remember, Graham racconterà a Gwendolyn di come, poco più che ragazzino, è divenuto cavaliere del regno di Daventry, superando una dura selezione ed avendola meglio su una feroce concorrenza. Come avrete capito dalle immagini, però, il gioco non si prende mai troppo sul serio e nel corso della storia sono frequenti le gag e non manca neppure qualche momento più drammatico. Il tono rimane però sempre equilibrato, senza eccedere in nessuna delle due direzioni. Molto buona anche la caratterizzazione dei personaggi, non solo dei principali, ma anche dei comprimari. Nonostante il prologo possa far pensare ad una storia interattiva stile nuova Telltale, in realtà il lavoro degli Odd Gentlemen si avvicina di più ai Telltale prima maniera, se proprio dobbiamo trovare un collegamento tra i due studi. Avremo a disposizione una vasta area da esplorare, con personaggi con cui parlare, oggetti da raccogliere e naturalmente enigmi da risolvere. Niente che possa mandare in fumo il cervello, se chiaro. Facendo attenzione ai particolari ed esplorando con cura gli ambienti, difficilmente si rimane bloccati. E se succede, dovremo rassegnarci ad un po' di backtracking e riesplorare con cura gli ambienti, perché con molta probabilità ci saremo dimenticati qualcosa. Non mancheranno naturalmente i soliti quick time events e perfino alcuni momenti sparatutto con l'arco, ma questi momenti sono ben dosati, ben realizzati, ma soprattutto divertenti e coerenti con la situazione. Infine, da segnalare che alcune situazioni possono essere risolte in modi diversi, spingendo quindi a rigiocarsi l'intero episodio, e che avremo alcune decisioni da prendere, ma essendo solo il primo episodio, è impossibile dire se queste avranno delle effettive ripercussioni sulla trama. La longevità oscilla fra le 4 e le 6 ore, ben superiore alla media dei titoli episodici. Nonostante qualche sbavatura, soprattutto dal lato texture, il lavoro degli Odd Gentlemen è molto gradevole alla vista, complice anche l'azzeccato stile cartunesco ed il design dei personaggi, caratterizzati anche da delle buone animazioni ed un'altrettanto buona espressività dei volti. Parlando della versione PC, non ho notato i fastidiosi caricamenti di cui ho letto soffrire la versione console, ed a parte qualche piccolo glitch, non sono mai incappato in bug di sorta. Sul sonoro, poco o nulla di cui lamentarsi. Le musiche sono ispirate e sempre adatte alla situazione. E fra parentesi, sentire dopo tanti anni il tema che accompagna il logo di King's Quest è un tuffo al cuore. Eccellente il doppiaggio in inglese, con voci perfette e sempre adatte ai rispettivi personaggi. E da spiccare non poteva che essere Christopher Lloyd, che presta la sua voce all'anziano Re Graham. Un avvertimento per chi non mastica l'inglese. Attualmente il gioco non è tradotto in italiano, anche se si cominciano già a leggere in giro notizie su una traduzione amatoriale, ma è anche possibile che ne arrivi una ufficiale a fine stagione. Con questo primo episodio King's Quest parte con il botto e l'augurio è che alla qualità corrisponda anche un buon successo di vendite, in modo da non rischiare che i successivi episodi subiscano una ridimensionatura.